I suoni della tradizione musicale siciliana riproposti in chiave moderna dal gruppo Nebrodeo di Scanto Siculo, che 5 anni fa ha vinto il Festival di Musica Etnica del Mediterraneo a Patrasso, in Grecia. Il gruppo si è esibito in piazza Giovanni Paolo II ad Acque Dolci. La manifestazione, organizzata dall'Associazione Culturale Mediterraneo, è stata patrocinata gratuitamente dall'amministrazione comunale e sostenuta dalla Regione Siciliana e dalla Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Messina. Il progetto è nato dall'esigenza, cioè dalla voglia di recuperare tutto il canto, tutta l'arte, tutta la musica che noi abbiamo e che non conosciamo, perché noi purtroppo siamo abituati a suonare musica di altri, e abbinare lo strumento tradizionale come lo zufolo e la zampoga ad un basso elettrico che suono io, e effettivamente cozza un poco, però con i dovuti arrangiamenti, con le dovute interposizioni, cioè, a volte contraddizione, perché la contraddizione poi unisce, e da qui è nato il discanto, è un controcanto, è il canto del controcanto che va in opposizione. Musica tradizionale che si fonde con i suoni più moderni e più universali. La musica è espressione dell'anima, la musica è sentimento, la musica è divulgazione, è cultura, è tradizione. I Nebrodi sono questi. Alla fine il gruppo è nato proprio per dare un significato ben preciso al comprensorio e al territorio, martoriato purtroppo. Però la cosa bella è che esistono anche delle realtà non indifferenti che si esprimono in musica e fanno delle cose interessanti. Io stasera ho voluto presentare Vittina Crozza in una versione, quella che più ci rappresenta, è un canto triste, trullallero, trullallero, lallà, non esiste assolutamente, è molto mistificato, e per cui per me la serata ha avuto un significato molto molto pregnante. La Sicilia che ci piace è questa. Signero, signero,